8 giorni di passione, quelli che aspettano i Milan. Le gare contro Napoli, Anderlecht e Juventus saranno decisive, sia per le sorti della panchina di Massimiliano Allegri, sia per l'intera stagione dei rossoneri. Non riuscire a racimolare nemmeno un punto nelle due gare contro partenopei e bianconeri vorrebbe dire crisi totale, in bamba anche ai perbenisti del vincere ma giocando bene. No, in questo momento il Milan ha bisogno solo di ritrovare la fiducia nei propri mezzi e nel proprio allenatore, venuta sempre meno visto anche l'allontanamento da parte della società. E riprova ne sia l'arrivo, previsto per domani, di Silvio Berlusconi a Milanello. Non lo si vedeva da diverso tempo il patron rossonero, e anche allo stadio la sua presenza si è ridotta ai minimi termini. Ora questa improvvisata, sbandierata già da una settimana a tutti i media, per stare vicino alla squadra e cercare di capire dove e come agire. Che Allegri sia ormai prossimo all'esonero è un dato di fatto, ma c'è da chiedersi se sostituirlo possa portare a dei benefici. Cosa cambierebbe se alla guida ci fosse Mauro Tassotti? Niente. Manca semplicemente gente da Milan, sempre che il club voglia continuare a mantenere un suo certo standard di rendimento, ovviamente. In questi tristi giorni rossoneri si aggiunge anche l'esplosione di quell'ex mai digerito dai tifosi, Zlatan Ibrahimovic. Le sue 4 reti contro l'Inghilterra testimoniano ancora una volta quanto lo svedese sia stato decisivo, e il suo gol in rovesciata da 30 metri la sua imprevedibilità. Ecco cosa accomuna ancora il Milan e Ibrahimovic, l'imprevedibilità, perché i rossoneri saranno anche volenterosi, potranno anche gioire per le prodezze in azzurro di Montolivo e del Sharawi, ma in campionato può succedere di tutto, come perdere con Atalanta, Sampdoria e Fiorentina in casa. Chissà cosa potrà fare in tutto questo Silvio Berlusconi, un uomo imprevedibile, da Milan, ma che dovrà far fronte anche all'ira, anch'essa imprevedibile, dei tifosi rossoneri. Uomo avvisato.